Ci risvegliamo in riva a molo alle prime luci dell'alba. Il mare è incredibilmente calmo rispetto al giorno prima e delle foche assonnate si riposano galleggiando nell'acqua. È bellissimo vedere questi animali giocare tra di loro e crogiolarsi col sole del mattino. Un'altra caratteristica che rende Kangaroo Island un posto incredibile è la diversità dei suoi ambienti. Al centro dell'isola si trova addirittura un piccolo deserto, ribattezzato Little Sahara, una lunga distesa di dune di sabbia incassata nella foresta, trasportata forse dalle spiagge più vicine dal vento impetuoso. A sud dell'isola si trova invece Seal Bay, un'area protetta dedicata al leone marino australiano, cugino dell'otaria orsina, ma di dimensioni maggiori. Anche qui gli esemplari che si vedono sono soprattutto femmine, ma abitano una zona meno rocciosa, caratterizzata da un'ampia spiaggia preceduta da una zona di arbusti e cespugli che aiutano a proteggere i piccoli durante il giorno. In una società litigiosa come quella dei leoni marini, la cura dei piccoli è una priorità per le femmine, che li allattano sulla spiaggia e li tengono al sicuro dai grossi e pericolosi maschi. Ad un quarto del nostro viaggio, gli avvistamenti di rettili sono ancora molto pochi, a causa delle temperature proibitive, ma nell'ultimo giorno a Kangaroo Island, il sole ci regala degli incontri con alcuni scinchi del genere Gernia e Lamprofolis, che occupano piccole tane rubate alle formiche. Una volta tornati sulla terraferma, ci dirigiamo ad Adelaide, dove lasciamo la nostra wildlife machine per passare alcuni giorni in attesa del pullman che ci porterà nel deserto. Anche qui i parchi cittadini sono ricchi di vita animale. Splendidi esemplari di rosella passeggiano per i prati, ma volatili molto diversi colonizzano gli alberi. Le volpi volanti australiane sono tra le più grandi del mondo e formano rumorose colonie di centinaia di individui che si riposano durante il giorno tra le chiome più alte e al tramonto spiccano in volo tutte contemporaneamente, arrivando ad oscurare il cielo. La presenza di una colonia è percepibile a grande distanza dal tipico odore pungente derivato dai loro escrementi e risultato della loro dieta a base di frutta e linfa. Durante una passeggiata sulla spiaggia rinveniamo il cadavere di uno squalo tappeto, un abitante comune dei litorali australiani, ma quasi innocuo per l'uomo. Mentre in un canale all'imboccatura del porto, la nostra attenzione viene attirata da degli schizzi e da dei suoni particolari. Sono dei delfini tursiopi, un gruppo di più di 4 esemplari, che solca l'acqua del canale uscendo di tanto in tanto per prendere aria. Gli elementi del gruppo nuotano uniti. Si muovono appaiati, strusciandosi l'uno all'altro e toccandosi i nasi a vicenda. Fanno delle capriole nell'acqua e si rincorrono. E non sembrano in un atteggiamento di caccia, quanto piuttosto in un'attività legata alla comunicazione. Quanti sono? 4 più 1. Anche se noi dalla riva non siamo in grado di stabilire il significato del loro comportamento. Uno dei delfini si stacca dal gruppo e si immerge, per riapparire poi a pochi metri da noi. Ci osserva attentamente da sotto il pelo dell'acqua e poi fugge via per tornare dagli altri.
Continuando la passeggiata, scopriamo la verità su questi animali. Devono essere entrati nel canale di notte per cacciare, per rimanere poi intrappolati dalla chiusura delle chiuse del porto. Tutta questa agitazione, quindi, deve essere dovuta all'attesa per poter uscire, cosa che però, purtroppo, non avverrà fino al passaggio della prossima nave. Dopo aver ripreso l'energia ad Adelaide, partiamo per un viaggio sgangherato a bordo di un autobus di linea, che corre sull'unica strada che collega Adelaide a Darwin e taglia da sud a nord le zone aride del centro, con l'obiettivo di raggiungere Alice Springs, punto di partenza per la visita al Red Center e al Parco Nazionale di Uluru-Kakatua, famoso per le sue spettacolari rocce e i luoghi sacri degli aborigeni. Alice Springs è una minuscola città nel bel mezzo del deserto, circondata dal nulla più assoluto, è caratterizzata da una grande presenza di aborigeni, che oltre a vivere qui, la raggiungono da lontano per visitare i luoghi di culto considerati sacri dal loro popolo.